Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Raku e oggi sono qui per farvi vedere quanto ha preso di valore la mia collezione nel tempo. Vi farò vedere semplicemente i pezzi della mia collezione che hanno preso valore dai 5 euro in su, perché ci sono anche quelli che hanno preso magari un euro di valore, non ha senso farli vedere. E poi alla fine del video ci sarà quanto vale in tutto la mia collezione. È un video così goliardico. Ci sono altri due video sul canale dove vi faccio vedere la collezione anche nel dettaglio, quindi pezzo per pezzo. Andatevi a recuperare se volete vederli. Nota bene prima dell'inizio del video, questi prezzi sono presi un pochettino con una media, perché ci sono prezzi molto più bassi, a volte molto più alti, molto dipende dai bollini che ci sono, ad esempio limited edition, special edition, quelli che si accendono al buio, quelli che sono solo di un'esclusiva GameStop, del New York Comic Con, dei Comic Con, ci sono tantissimi bollini, quindi i prezzi variano. E ho cercato di essere molto accurato con i prezzi che sono andato a vedere e fare anche una media dei prezzi che ho visto, e possono anche cambiare molto molto velocemente. Ad esempio c'è stata una pop che avevo che in un periodo valeva 70 euro e adesso ne vale 25. Quindi i prezzi ne variano molto col valore del tempo. Questa era una premessa che dovevo fare per forza. Vi farò vedere dal primo fino all'ultimo i pezzi che mi hanno preso meno valore con i pezzi poi che mi hanno preso più valore. E al centro del video ci sarà anche una chicca con un prezzo che mi ha perso tantissimo valore. Quindi direi subito di iniziare col video. Il primo pezzo che vi voglio mostrare oggi è questa pop di Satoru Gojo. L'ho comprata circa, se non sbaglio, 3 mesetti fa a 22 euro e adesso ne vale 27, quindi ha preso 5 euro di valore ed è la cosa che comunque ha preso meno valore tra quelle che vi mostrerò. La seconda pop che vi voglio mostrare oggi è questa limited edition di Jack Skellington, pagata 20 euro, adesso ne vale 30 e l'ho comprata circa, se non sbaglio, un 2 anni fa, quindi in realtà l'ho presa già tanto tempo fa. La terza pop è questa qua di Zero, che è una delle mie pop in assoluto preferite, è davvero bellissima. L'ho pagata 22 euro e adesso ne vale 35 e anche questa è una limited edition. La quarta pop che vi voglio mostrare oggi è questo Baby Groot versione bomba, pagata 20 euro e adesso ne vale 40. I prossimi pezzi che voglio mostrare oggi sono un duo che vi mostro insieme, la pop di Riley Siegel e di Negan, che l'ho pagati entrambi 15 euro, quelli di Riley Siegel vale 80, mentre quello di Negan vale 60. Però su queste due pop c'è un appunto da fare. Valgono così tanto perché non li producono più e quindi aumenteranno sempre di prezzo. Il problema è che io non ho più la scatola, perché l'ho comprata circa 6-7 anni fa, era ancora un pischellino, le scatole le buttavo con le prime pop, quindi non valgono in realtà niente. Se le dovessi vendere senza scatola le venderei se no 5 euro, quindi sì, errori dell'infanzia, ecco. La prossima pop di oggi è la pop di Gwenom, cioè di Gwen versione Venom, che l'ho pagata 25 euro un annetto fa, anche questa è una limited edition, e adesso ne vale 60. Questa pop in realtà prende tantissimo di pezzo, secondo me prima o poi farà anche un down incredibile, come è stato con la pop di Zero, che valeva tipo 70-80 euro, adesso ne vale 30. Però spero di no in realtà, anche perché non ho intenzione di venderle tutte queste pop, ma vi volevo dire così, tanto per se erano aumentate di prezzo. Tra le pop adesso c'è quella che in assoluto mi ha preso più valore, l'ho comprata circa 2 anni fa ed è la pop di Wally e Eve, che l'ho pagata 35 euro e adesso ne vale 100, ed è la cosa in assoluto che mi ha preso più valore e sta continuando a prendere valore, perché circa un mesetto fa, se non sbaglio, ho controllato ed era tipo 82-83 e adesso è 100, quindi sta continuando a prendere valore, anche perché questa qui è una pop moment e le pop moment ne vengono prodotte veramente pochissime. E quindi chi le ha è fortunato, praticamente. Adesso passiamo all'action figure. La prima action figure che vi volevo mostrare è questa qui di Miles Morales, pagata 50 euro e adesso ne vale 60. Non penso che prenderà tantissimo valore, anche perché è molto commerciale come action figure. Adesso siamo arrivati al momento che tutti noi stavamo aspettando, cioè il pezzo che mi ha perso più valore, e cioè questa action figure di Ichigo, il Mugetsu, che l'ho pagato 90 euro a un Comic Con e ho scoperto solo successivamente che in realtà il prezzo oscilla tra i 50 e i 60, quindi diremo 60. Penso che mi abbiano fregato quelli del Comic Con e mi mangio le mani per questa cosa qui. Adesso ci sono due action figure, delle quali non vi posso mostrare le scatole perché sono da un'altra parte, ma comunque ce le ho, e sono le action figure di Giorno Giovanna, pagato 70 euro, adesso ne vale 90, e di Jotaro Kujo, pagato 90 euro e adesso ne vale 120. Anche queste due, soprattutto Jotaro e Giorno, prima mi avevano preso un prezzo enorme. Mi ricordo che quella di Jotaro la potevo vendere 180 euro,
e adesso ne paga 120. Comunque i prezzi sono tanto flessibili nel tempo. Un prezzo che mi sta continuando a aumentare di valore è l'unico pezzo che ho preso usato, e cioè questa action figure di Ezio Auditore, che ho pagato 70 euro usata e adesso ne vale 115. Avevo controllato ovviamente anche i prezzi mentre era usata, e i prezzi erano sempre di 70 euro, e l'ho pagata circa, quanto, 6-7 mesi fa, ed era 70 euro ed è 115. E questi qua sono tutti i pezzi che vi volevo mostrare in questo video, che mi hanno preso valore. Ovviamente ci sono anche tantissimi altri pezzi che mi hanno preso magari un euro, mi hanno perso un euro, due euro, ma niente di esagerato. Ho tantissimi pezzi e, come vi ho già detto, ci sono due video dove vi mostro praticamente quasi tutti, a parte le new entry che mi sono arrivate da poco. In conclusione, tutta la mia collezione tra pop ed action figure, escluse tutte le cose extra tipo spade, calderoni, quadri, manga anche, perché di manga ne ho davvero tantissimi, l'ho pagata in tutto 1300 euro e adesso la collezione completa ne vale 1550. Considerando che l'ho... togliendo ovviamente i pezzi che non posso rivendere, come ad esempio le pop che vi ho citato prima, quelle già sono tolte dall'equazione. Ahimè. Quindi io in circa 5-6 anni di collezionabili, tra virgolette, ho guadagnato, se volessi rivendere tutto, all'incirca 250-300 euro. Che alla fine, per essere pezzi da collezione, comunque vi comprate perché vi piacciono e non per fare proprio la collezione di quelle cose lì, assolutamente ci sta. Sono cose che vi piacciono e che comprate con gusto, e poi alla fine, se avete bisogno di soldi o se un domani volete venderle perché non vi ispirano più, potete comunque farci un pochettino di soldi. Quindi sono sicuramente cose da andare a comprare, non ci perdete soldi. E niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video con un bel like e un commento, e soprattutto iscrivetevi al canale, che è la cosa più importante. Per oggi Draku è tutto, alla prossima ragazzi.